la personalità di ognuno di noi deriva fondamentalmente dalle influenze dell'ambiente esterno, familiari e sociali, in cui viviamo, ma soprattutto in cui siamo vissuti, specialmente nei primi anni di vita. E la personalità la possiamo rappresentare graficamente come una circonferenza. Una circonferenza per lo più costituita da comportamenti falsi, ripetitivi, il cui centro è costituito dal sé autentico, originale, unico, creativo. Centro della circonferenza. Ora, la crescita personale di ognuno di noi ha inizio con la conoscenza di questo centro, di questo sé, cioè del vero sé, insomma, di chi siamo realmente dentro, della propria vera natura. Ma andiamo per gradi, cominciamo con un famoso aneddoto che molti di voi conosceranno. C'era una volta uno stolto, era chiamato il Golem. Golem significa stupido, letteralmente uomo senza intelligenza. Questo uomo, quando si alzava al mattino, gli riusciva difficile ritrovare gli abiti alla sera, aveva riposto. E la sera, prima di andare a dormire, solo pensiero di questa difficoltà, al mattino non ritrovava gli abiti, non riusciva, non voleva andare a dormire, cioè entrava in ansia. Finalmente una sera si fece il coraggio, prese una matita e un foglietto e mentre si sfogliava annotava dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò tutto contento, prese questo foglietto e lo mise il berretto là, lo stesso lo mise in testa, pantaloni là e se ne mise. E così si vestì, fino a che ebbe indossato tutto. A un certo punto si chiese all'improvviso, in preda all'ansia: sì, ma io dove sono? Dove sono rimasto? Invano si cercò, ma non riusciva a trovarsi. E così succede a molta gente, che a molte persone che non sanno chi sono veramente, che magari hanno molte conoscenze esterne, come quello stolto che sapeva molte cose esterne, magari hanno letto molti libri, hanno fatto molti viaggi, hanno moltissime conoscenze esterne, magari hanno una o più lauree, ma non conoscono se stessi. Ma perché accade questo? Perché succede questo? Cominciamo ad analizzarlo gradualmente. Perché soprattutto nei primi anni di vita, della nostra vita, la sopravvivenza, la nostra sopravvivenza, in generale la sopravvivenza di un bambino, è completamente dipendente dalla madre. La madre crea l'atmosfera dell'ambiente dove vive il bambino. E visto che la madre o chi si occupa del bambino sono esseri umani con i loro limiti, con le loro esigenze, con i loro problemi, è inevitabile una mancanza di continuità nell'ambiente di sostegno, che la madre a un certo punto poteva dei problemi suoi e quindi è arrabbiata, e la carica di emozioni negative della madre, che a volte c'è, inevitabilmente si riflettono nel bambino come pericoli per la sopravvivenza. Queste cose le vive con una tragicità che gli fa mettere in discussione la sua sopravvivenza, perché il bambino si sente di non riuscire a sopravvivere senza la madre. Allora, che succede? Più avanti, con l'inizio della sensazione di un sé separato, avviene intorno all'ottavo mese di vita, nella fase di separazione e individuazione, il bambino comincia a sentirsi separato dalla madre. Il bambino comincerà ad associare specifici comportamenti suoi con le variazioni delle quantità di amore e affetto, di cure che sente da parte della madre, da parte dell'ambiente. Per esempio, si potrebbe creare un'associazione tra
termine eccessivo è la reazione della madre che si arrabbia di insofferenza, di distacco della madre, oppure una in cui il controllo delle feci è gratificato da sorrisi e calore. La madre lo gratifica quando ha visto che riesce a ritenere le rine, per esempio, no? La carezza di sorridere. Oppure un'altra per cui il non gridare viene associato ad un tono di voce calma, rassicurante dalla madre. Insomma, cominciano a delinearsi comportamenti negativi suoi, dolorosi perché implicano una diminuzione, una scomparsa dell'affettività, e comportamenti invece positivi che vengono premiati con certe quantità di amore, cura e affetto. Ora, condizione necessaria al funzionamento, a ristabilire la continuità nell'ambiente di sostegno, perché il bambino vive proprio come qualcosa di molto tragico questa discontinuità dell'amore che riceve. Per ristabilire questa continuità, che cosa fa? Comincia a reprimere la repressione nell'inconscio dei comportamenti giudicati negativi, inaccettabili dai genitori. Per esempio, quando grida o quando fa la pipì a letto. Allora, ci sono i comportamenti positivi e i comportamenti negativi. Quelli negativi li reprime, comincia a reprimerli. Il bambino viene obbligato a rifiutare, a nascondere una parte di sé, delle sue esigenze, delle sue cose che vuole fare, e una parte dei suoi comportamenti, sulla base di che cosa? Di convinzioni, pregiudizi e valori esterni imposti prima dai genitori e poi dalla società. Quando diventa più grande, il bambino deve accettare oppure soccombere o rischiare la punizione e l'isolamento, la mancanza di affetto. Più delle volte preferisce evitare di attuare una parte di sé, sacrifica una parte di sé. Ora, il superego, non tutti avete sentito parlare di superego, superio o giudice interiore, come lo vogliamo chiamare, non altro non è che l'interiorizzazione di tutte le figure di autorità rilevanti nei primi anni di vita della nostra madre e dei loro valori, dei loro giudizi, dei loro pregiudizi. E questo lo superego, un giudice interiore, guida la nostra vita creando un sottofondo di giudizi, di valutazioni, anche noi adulti, che da dentro, però questa volta, non più da fuori, da dentro, è costantemente presente. Questo sottofondo si manifesta a tutti i livelli della nostra esperienza attraverso pensieri che ci vengono da dentro di noi, che non pensiamo siano i nostri, ma sono del nostro giudice interiore, che poi è, ripeto, l'interiorizzazione di queste figure d'autorità dell'infanzia, o attraverso emozioni che non ci fanno rifiutare certe cose, ci mettono in ansia rispetto a certe situazioni, certi comportamenti, o attraverso proprio somatizzazioni, proprio un mal di stomaco per alcuni, sensazioni proprio fisiche. Ecco come ci parla da dentro il giudice interiore. Ora, a livello subconscio siamo costantemente impegnati in un dialogo interiore tra una parte di noi che dà consigli, che è il giudice interiore, e ci spinge, ci manipola affinché ci si comporti in un certo modo, un'altra parte invece che reagisce, è la parte del sé autentico, quello naturale, che reagisce, vorrebbe fare ciò che non sente. A questo punto è importante dire però che è un fatto positivo avere un superego ben strutturato, perché noi viviamo in una società con delle regole. E infatti questa parte della nostra psiche, il superego, ci permette di navigare nella vita quotidiana
con una certa facilità, fornendoci automaticamente i criteri di comportamento sociale che ci servono per dovendo vivere la società, e che pur obbligandoci alla conformità è una fondamentale mancanza di contatto continuo con la nostra vera natura, però ci permettono di sopravvivere dovendo vivere nella società, ma limitano la possibilità di vivere, di amare e di crescere. Quindi ci fanno sopravvivere nella società, ma non di vivere pienamente il nostro, quello che noi siamo. È come se all'età che abbiamo, esormente, dopo 30, 40, 50 anni o più, noi dovessimo, ci vestissimo ancora con gli abiti che avevamo a 7-8 anni. Come ci sentiremo? Ovviamente ci vanno stretti. Quindi ci portiamo appresso un grosso senso di soddisfazione, la sensazione di non essere veri noi adulti, che restiamo ancora così dipendenti da questo superego che ha una sua funzione, ma poi a un certo punto. E quindi l'insoddisfazione, il disagio, e il nostro processo di crescita è arrestato, è rinchiuso dentro confini ripetitivi e abituali che inibiscono la nostra spontaneità e la nostra creatività. Detto prima, ci rapportiamo all'ambiente esterno attraverso questa personalità che poi è frutto molto in contatto con il superego e con i comandamenti, diciamo, delle autorità esterne rispetto con questo genere. E la personalità fondamentalmente è falsa e ripetitiva, non è quello che uno sente veramente dentro. Perché anche da adulti noi non riusciamo più, ma non quando andare, a dare ascolto completamente, cioè non riusciamo più a sentire completamente questo centro, che cosa ci dice il nostro vero sé, la nostra vera natura, che più che meno è a seconda dei condizionamenti e delle influenze familiari e sociali che ha subito, soprattutto nell'infanzia. Ora, noi per primi neghiamo i nostri bisogni e sabotiamo le nostre capacità, i nostri talenti, perché questi quelli si trovano qui, nella parte centrale, nella vera natura. E questo è ciò che avviene in ogni individuo che rimane vincolato ad un rapporto infantile col proprio superego, perché col proprio col superego si avviene anche un rapporto maturo, gestito, che lo prende in considerazione, ma non so come, insomma. La mancanza di fiducia, quindi, nella nostra capacità di rispondere in maniera creativa, originale, alle situazioni che la vita ci propone, ci porta a riproporre comportamenti del passato che raramente sono adeguati a ciò che avviene nel presente, no? Non bisogna gridare, per esempio, non bisogna arrabbiarsi, non bisogna... sono comportamenti che arrivano dal passato, ci siamo formati in base, no? Le esperienze passate, le prime figure dell'umanità. Ma se noi facciamo nostro appieno, completamente, questo assunto che dobbiamo rifarci sempre al passato e agiamo completamente legati a questa cosa, e noi siamo falsi, completamente falsi, ripetitivi, il come devo essere prende il posto del come sono, realmente, di ciò che cosa mi sento, e del come è, qual è la realtà, nascondendoci proprio la realtà. Ora, il superego è un meccanismo di sopravvivenza, come dicevo prima, e se ben formato assolve questa sua funzione con una certa efficienza, cioè ci fa sopravvivere. Ma allo stesso tempo il superego non è capace di vivere. Quindi se noi restiamo troppo legati a questo superego, prima o poi arriveremo ad una sensazione di che c'è qualcosa che ci manca, di insoddisfazione, no? Non c'è la soddisfazione di una vita
piena, consapevole.